Innanzitutto un cordiale saluto a Francesco Ronfiglio, scrittore, architetto e regista, è nato a Bari. Oltre all'estate del Cane Nero, Ritorno nella Valle degli Angeli e Radio Sudata, ha pubblicato il romanzo Il Rivaglio e in coppia con il fratello Enrico nel 2007 la graphic novel Cacciatori nelle tenebre e nel 2014 La caccia nel bosco. È inoltre scritto Walk, Voglio vivere una volta sola. È stato nostro ospite mercoledì 19 aprile 2017 con il libro Una specie di felicità. E mercoledì 11 aprile 2018 con il maestro. Con noi Sandra Bonsanti, giornalista, scrittrice e politica italiana, già membro della Camera dei Deputati e di Libertà di Vita, dove è attualmente componente del Consiglio. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo Una madre dell'estate, la storia di Roberto Calvi, scritto con Gianfranco Francese, Il gioco grande del potere, il canto della libertà, titolo è Imparare a vivere la democrazia. E stanotte dormirai nel letto del re, che presenteremo mercoledì 28 aprile. Questo incontro si svolge a distanza a causa delle norme dell'ultimo decreto PPCM. Ringrazio quindi Francesco Carofiglio e Sandra Bonsanti, che hanno aderito a fare lo stesso rappresentazione tramite la piattaforma Zoom, posta culturale al pubblico di leggere e non dimenticare. Il libro che Francesco Carofiglio offre oggi alla nostra riflessione è la storia di Miranda, che nel 1939, a 10 anni, trascorre l'estate più bella della sua vita, prima che il mondo sprofondi nell'abisso. È la sua stessa voce, oggi novantenne, a raccontare quell'estate a quella bambina. Quell'estate che per Miranda fu come un sogno, dove la realtà arrivava appena e dove si percepivano vagamente da echi lontani il regime fascista e le leggi razziali. Miranda partì insieme alla madre da Firenze per raggiungere i suoi colli pistoiesi, il Lada, la casa di suo nonno paterno, il marchese Ugo Sabedino. Una partenza che credeva una vacanza e che invece era una fuga. Qui però conosce Lapo, un ragazzino di 11 anni di cui si innamora. Con lui vive ed esplora il mondo di due bambini in vacanza in montagna. E dunque scopre il bosco, la foresta, il torrente ghiacciato, la lince Loana, la disobbedienza. Uno scenario perfetto per avventure pericolate e le scoperte della piccola Miranda. Uno scenario perfetto per le avventure spericolate e scoperte della piccola Miranda, come vi dicevo prima, che proprio in quel luogo verde, o crede di vedere, e soprattutto di vedere, delle creature parlanti, ma che tende alle porte e l'estate finisce anzitempo. Il sogno svanirà, riportando alla dura realtà due bambine innocenti, vittime di un mondo più grande, violento e crudele. L'intero racconto vive e si dipana attraverso una serie anziana che si guarda allo specchio, si alza, prende il caffè, esce con le amiche, ma poi c'è soprattutto il continuo flashback, un rimando costante a quell'estate del 39 alla quale Miranda torna sempre per trovare un senso alla sua vita che lei consapevolmente e lucidamente sente andare in frantumi. C'è allora la parola a Sandra Bonsanti. È un libro, una storia veramente affascinante perché è un incontro, secondo me, un incontro fra due mondi, due universi, diciamo, completamente due universi. C'è l'universo di allora e poi l'universo di dopo. E nell'universo di allora effettivamente c'è la storia molto bella di questa bambina, è lei la protagonista. La campagna, la foresta,
i personaggi che incontra. E poi però c'è anche il mondo, c'è anche l'altro universo, cioè l'universo di oggi. Miranda, che oramai è anziana, con le sue amiche, i suoi incontri, i loro pensieri, gli incontri ambientati da Gilli. Firenze è una grande protagonista di questo libro, oltre alla campagna pistoiese, ma anche Firenze. Si vede che c'è anche un grande amore, credo, di Francesco qui dentro. Comunque, nella storia di allora, la bambina arriva in questa campagna meravigliosa dove non è mai stata, e appunto lei pensa che sia una grande vacanza. In realtà stavano fuggendo, ancora non fuggivano dalla guerra, ma fuggivano da una situazione molto difficile perché il padre stava male, insomma c'erano tanti problemi. I personaggi si snodano uno dopo l'altro, c'è persino il Corriere della Sera della Seconda Guerra Mondiale, perché siamo proprio sull'orlo dell'inizio della Seconda Guerra Mondiale. E queste immagini del Corriere della Sera Francesco ce le ha assolutamente presenti, assolutamente vive, così come alcune cose drammatiche, come l'incontro a Villa Triste di Nives, che è una delle amiche della ragazza, che incontra addirittura Carità, che era la famosa belva, diciamo, belva vera, belva umana di Villa Triste. Poi ci sono altre cose che ci riportano all'oggi, però nel mondo di allora una delle cose più belle, credo, raccontate in questo bellissimo libro di Francesco è la passeggiata al fiume. È la passeggiata di Miranda con il suo amico, compagno e primo amore Lapo, un bellissimo ragazzino, un po' più grande di lei. Bello, anche noi lo vediamo, è bello e è anche sicuramente buono, e sarà buono fino alla fine, mi pare di capire. E in questa passeggiata verso il Fiada, che è la casa dove Miranda vive con il nonno, a cui è stata affidata per un certo periodo, mentre la mamma se n'è dovuta andare verso Firenze, non solo c'è l'emozione di questo bagno nell'acqua ghiacciata, in fondo, in un posto dove il fiume si allarga un po', ma proprio lì, a un certo punto, Lapo le dice di stare ferma, immobile, perché c'è la visione, l'incontro con la famosa Luana, la tigre del nord. È una tigre, una lince, un animale misterioso ma vero, esiste laggiù al fiume, come esiste nelle tele del nonno pittore, il nonno che aveva studiato con Gordigiani, aveva avuto una sua storia nell'Europa, nella Parigi e nell'Europa dei grandi pittori e scultori. E il rapporto tra la bambina e il nonno è un'altra cosa molto ben riuscita, perché effettivamente questo nonno, che vive sempre da solo in questa campagna, in questa villada, all'inizio è molto un po' brusco, un po'. La bambina se lo conquista un po' alla volta, non soltanto con i suoi silenzi e con le sue emozioni di bambina, ma soprattutto col suo amore per il disegno. Anche a lei piace molto disegnare, e un po' alla volta prima va di soppiatto a guardare cosa fa il nonno nel suo studio, dove non può entrare nessuno all'inizio. E ci sono queste grandi, immense, una soprattutto, una tela immensa che lei un po' alla volta riuscirà a fargliela scoprire, a farla tirarla fuori. Però lei vive anche stando nascosta fuori
e senza fare rumore guardando questo nonno che disegna. Quindi questa è una bellissima figura di questo nonno, mi piacerebbe averlo avuto, cioè io ho avuto dei grandi nonni, però anche questo... questo... Ma anche i miei nonni sapevano. Il mondo di oggi è invece il mondo in cui queste ragazze cresciute, sono tre, Miranda, Nives e Carolina, si raccontano un po' la loro vita, si raccontano di come erano e un po' alla volta riconquistano quel passato. Miranda si ricorda di Borgo San Jacopo subito dopo la guerra, anche lei aveva visto la distruzione perché a quel punto era tornata nel 44, 43-44 era tornata a Firenze, quindi ha calpestato quelle stesse macerie che anch'io, scusate, ogni tanto mi vengo io perché se me la ritrovo tra i piedi molto affettuosa. Scusamente, ma sembra che voglia, ma non era così, ma questa è un'altra storia, scusami, cosa stai dicendo? Non sei te. Ma persino l'Irlanda è una storia che mi riguarda, perché anche le mie figlie hanno un padre irlandese, insomma, c'è questo problema del colore, il rosso. Qual è il vero rosso degli irlandesi? Il rosso bello, quello che non è mascherato da nessun altro, che non è ritoccato dai parrucchieri. Infatti, la mia figlia più rossa, quando vede una rossa tinta, le si avvicina e poi fa una smorfia di superiorità che la distrugge guardando i suoi capelli rossi da irlandese. Quindi, sono belli i discorsi di Nives, che era. Si diceva di lei che fosse la più bella ragazza, la ragazza più bella di Firenze quando era giovane. E cosa fanno? Cercano di capire come sarà dopo, quale sarà il momento in cui dovranno finalmente dire addio. Questo anche è un momento molto, molto emotivamente molto bello. E beh, sono belle le lettere di Miranda a suo padre che purtroppo aveva preso la malaria in uno dei suoi viaggi e piano piano si spenge a Firenze. Ecco, io per adesso vorrei che intervenisse Francesco, di cui però voglio dirvi un'altra cosa che mi pare importante. Allora, Francesco, alla fine, in certi momenti, non dirò quali, ma ci sono dei momenti effettivamente in cui si capisce il suo amore per la poesia, si capisce Emily Dickinson, dove è andata a finire le poesie di Emily Dickinson, si capisce soprattutto sì, il suo amore per la poesia. E proprio in questi giorni credo che sia un libro che lui ha scritto di poesie, si chiama Poesie del tempo stretto. Posso farlo vedere, Certo, grazie. Francesco? Sì, posso. Ecco. E lì dentro io ho trovato una poesia che mi pare adatta a questo, anche al libro che lui ha scritto. Sono pochi versi e ve li leggo. E disegna, perché lui disegna anche, non lo dirà, ma insomma fa dei disegni effettivamente molto interessanti, andrebbero guardati con calma uno per uno. Ecco, poi lo vedo in fondo al corridoio mio padre, con l'impermeabile chiaro, si avvicina e mi prende per mano. Attraversiamo la strada fino al marciapiede opposto. Sorride e si allontana e io resto solo per tutta la vita. Beh, mi pare che la poesia è il tuo punto d'approdo, cioè non lo so cos'altro puoi inventare con la tua grande fantasia che ritroviamo tutta in questo bellissimo libro che si legge d'un fiato, però appunto c'è questa tendenza a diventare sempre più poeta, mi sbaglio?
Bene, intanto grazie Sandra per queste parole, per questo racconto che mi pare appassionato e quindi mi commuove un po'. E grazie Anna per l'invito e per questo appuntamento che non volevamo saltare, anche se lo facciamo in una maniera un po' acrobatica, ecco, dentro un monitor. Però io mi sento attraversare ugualmente dall'emozione di queste parole, quindi anche se c'è un monitor di mezzo, facciamo finta, Sandra, che ti stia Va bene, abbracciando, ecco. grazie. E lo stesso vale per Anna. Io, è vero, ho un legame molto forte con Firenze. È un legame antico, credo, direi persino atavico, non so come dire, è uno dei luoghi dell'anima per me, da sempre. I miei zii vivevano a Firenze, la zia era fiorentina, mio zio era siciliano, fratello di mia madre, e quindi io sono venuto a Firenze sin da ragazzino a trovare loro. E avrei dovuto fare, era in progetto di fare, insomma, c'era questo progetto di farmi fare il liceo artistico a Firenze e quindi trasferirmi allora. Poi non se ne è fatto più niente, ho fatto il liceo classico a Bari, però poi sono venuto per l'università. Mi sono laureato a Firenze in architettura. E ogni stagione della mia vita è legata a un ricordo di Firenze, che è un ricordo che riguarda un po' tutti i sensi, ha a che fare col perdersi, per esempio. Io mi sono perso a Firenze come mai in altri luoghi nel mondo. Ho scelto di perdermi nelle mie passeggiate interminabili, sin da quando ero molto piccolo, proprio avevo 10 anni, la prima volta che ci sono venuto, insomma, anche qualcosa in meno. E perché per me è sempre stato un luogo di scoperta L'età di continua. Miranda. Esatto, l'età di Miranda, proprio l'età di Miranda. Quindi qualche cosa della mia esperienza di allora, dello stupore di allora, io credo che sia entrato dentro questo romanzo. Ma non è solo questo. È stato un po' come risalire la china di un pensiero, di più pensieri che si sono concatenati. È stato come risalire la china di una famiglia che non è la mia famiglia, ma dentro la famiglia di Miranda c'è qualcosa della mia famiglia. Sicuramente Miranda adulta. Somiglia molto a mia madre. Mia madre è scomparsa nel 2014 ed era una donna ugualmente indipendente, anticonvenzionale, un intellettuale, ironica, che aveva vissuto, sofferto, e che aveva una sensibilità, credo, davvero sovrapponibile. Io mentre scrivevo non me ne accorgevo. È stata, come dire, è stato un passaggio molto forte dal punto di vista, come posso dire, non semplicemente creativo, della mutazione del sé. Cioè, io mentre scrivevo di Miranda mi sono imbattuto in mia madre, tantissimo anche a questo personaggio. È vero, hai detto bene, questa in realtà è la storia di due donne che poi sono la stessa persona, cioè Miranda che ha oggi 90 anni e Miranda che ne ha 10 nel 1939. A giugno del 39 Miranda insieme con sua madre, appunto, in una località che si chiama Calamecca, che molti di voi conosceranno. Anche questo è un piccolo legame con la mia esperienza personale. I miei zii avevano un piccolo casale a Calamecca, quindi io ci sono andato effettivamente, non ho scelto a caso quella località. E parte perché per la villeggiatura, allora si chiamava così, in realtà parte per fuggire da qualche cosa che scoprirà non molto più tardi. Siamo dentro un clima che ormai si è fatto cupo, ormai
circa un anno che sono in vigore le leggi razziali. La città di Firenze, che è stata sempre una città all'avanguardia dal punto di vista culturale, si scontra frontalmente con tutto questo, e la famiglia di Miranda si scontra con tutto questo. Il padre di Miranda è un antropologo che ovviamente non allineato con i diktat del regime, è un uomo di sinistra, e la sua vita accademica non è una vita facile, come è accaduto a molti in quel periodo. E è spesso fuori di casa per i suoi studi, è spesso fuori dall'Italia. Miranda è abituata a vivere la distanza col padre, ma quella sarà un'estate tutta quanta intera senza padre. Però sarà un'estate di scoperta. Arriva in questa casa, questo casale che si chiama Villada sulle colline Pistoiesi, dove abita in perfetto isolamento il nonno, che si chiama Ugo Soderini, ed è l'ultimo discendente di una casata marchesale, ma soprattutto è un pittore di grande talento, che si è formato a Parigi anche, ha conosciuto Cézanne, ha conosciuto Pissarro, Toulouse-Lautrec, poi è tornato perché non ha avuto la stessa fortuna, per esempio, di Müller, non ha avuto la stessa fortuna di altri grandi pittori che hanno avuto questo viaggio, diciamo, parigino. Dalla Puglia c'erano stati De Nittis, Netti, insomma, grandi pittori che hanno fatto la loro fortuna a Parigi. Lui invece torna perché non ha la stessa fortuna, pur avendo un talento uguale, forse, a quello di altri. E si chiude in un eremitaggio consapevole in questo casale, dove passa il suo tempo a dipingere. Vive solo con una governante che si chiama Elda. Entrambi non sono dotati di una grande attitudine alla socialità. E quando Miranda arriva, Miranda non conosce di fatto il nonno, quando Miranda arriva a Villada capisce che quell'estate in un modo o nell'altro sarà un'estate diversa. In effetti è l'estate in cui lei si imbatterà, come posso dire, nei riti di iniziazione del mondo vegetale, del mondo silvestre, del mondo della natura, ma anche nei riti di iniziazione al mistero dell'arte. Scoprirà lo studio, l'atelier chiuso a tutti, vietato a tutti, del nonno, in cui lui sta dipingendo questi quadri misteriosissimi che raffigurano, alla maniera dei ritratti cinquecenteschi, una figura in primo piano, uno sfondo naturale. Lo sfondo naturale è proprio quel bosco misterioso che circonda il casale, ma i personaggi in primo piano non sono uomini o donne, ma sono animali. Ecco, questo è un altro tema. Gli animali in questa storia hanno un ruolo fondamentale, perché sono le voci magiche che le accompagnano nelle sue esplorazioni, prima con la madre e poi con l'amico Lapo, ma sono anche gli indicatori di una soglia. Miranda sta per passare da uno stato ad un altro. Sta passando la linea di discrimine che divide l'infanzia dalla prima adolescenza. In realtà la sua prima adolescenza sarà segnata, come quella di tutti della sua stessa età in quegli anni, bellici. Il primo di settembre Hitler invade la Polonia e la vita degli uomini non sarà più la stessa, così come non sarà più la stessa la vita di Miranda. Ecco, questo per iniziare a dire qualcosa, però volevo non parlare solo io, perché mi piace sentire, mi piace ascoltare Sandra. Ora vorrei dire una cosa: io quando ho scritto questo libro ho molto studiato, ristudiato Firenze, ho studiato i fiorentini, insomma, ho incontrato anche alcuni, ho incontrato anche Sandra, ti ricordi, sono venuto a trovarti anche. E poi anche altri, in particolare, e la cito perché sono stata diversi giorni con lei, una contessa fiorentina che è Diamante Capponi, Westinghouse, che un po' ha ispirato il personaggio di Nives, la più bella ragazza di Firenze. Però è stata questa anche un'esperienza così formativa per me, perché io vivo questa sorta di languore delle esistenze che avrei voluto vivere e che non ho vissuto, purtroppo. Se penso a quello che stiamo vivendo adesso, a parte l'esperienza del confinamento,
che mi pare persino secondaria rispetto all'esperienza della deriva dei barbari che stiamo vivendo. Ecco, io credo che quegli anni, pur nel dolore, nella sofferenza terribile, che sicuramente non paragonabile a questa, è molto maggiore, però mi è sempre sembrato che avessero dentro un'anima pulsante, che oggi vedo con maggiore difficoltà. Ecco questo. Allora, mi fa piacere che stai parlando dell'oggi perché ci sarà ovviamente qualcosa che ti vorrò chiedere. Ma intanto, sai che cosa mi manca? Cioè, nella storia di Miranda, lei non c'è più il disegno, che sembrava una cosa così importante che lei aveva conquistato dalla sua frequentazione col nonno, il nonno quando lei va via gli dà questa cartella tutta piena di colori, pastelli, eccetera, eccetera. E sembra che il disegno sia diventata una cosa importante nella sua vita, però poi può darsi che sia la guerra, insomma, tutto quello che succede, il mondo esterno, comunque non ritrovo più il disegno No, nella vita. è un'osservazione giustissima e non è casuale. Le grandi passioni a volte sono delle esperienze emotivamente forti, ma spesso anche labili dal punto di vista, cioè ci vuole una resistenza dell'intelletto oltre che del talento per continuare a disegnare per tutta la vita. Io lo so perché ne ho esperienza. Pensa, io disegno da quando avevo un anno, tutti i giorni della mia vita, Segno però ogni io ho ottenuto giorno, una. vero? Sì, ma anche più di un disegno al giorno, molti più di un disegno al giorno. A questo proposito, una volta ho fatto un conto, e mi pare di averlo detto in varie circostanze, di quanti disegni ho prodotto nella mia vita. E allora ho provato a metterli insieme, questi fogli formato A4, no? Uno accanto all'altro, uno di seguito all'altro, è venuto fuori un conto inquietante, perché avrei potuto coprire la distanza per 6 volte dello stretto di Messina, utilizzando tutti i fogli insieme. E non è una buttata, è vero, proprio ho fatto un calcolo. Io ho sempre pensato che quei disegni di cui non è rimasta traccia, nella maggior parte, sì, io qualcosa la conservo, ma molto lo perdo, ecco, ritornano indietro nella forma del racconto, in qualche modo. Sono bottiglie lanciate nel mare che a un certo punto qualcuno ritrova, in questo caso io stesso ritrovo. Però non sempre, e Miranda non ce la fa, Miranda non ha lo stesso talento del nonno ed è una donna capace di vederlo. Lei però è capace di avere un occhio nei confronti dell'arte che si è formato guardando dipingere il nonno. E quello è anche un talento, il talento dello sguardo, non solo dell'esecuzione. Per guardare. È molto tenero, è molto drammatico il rapporto tra lei e Rachele, quando tu racconti che capisci che c'è questa cosa, Rachele, questa ragazzina che scompare dalla scuola improvvisamente, Sì. però mantiene un rapporto sono amiche, lei non può ovviamente sapere perché, che cosa sia successo. Sì, io credo che questo, ecco, mi sono molto interrogato sulla percezione che poteva avere un bambino o una bambina di 10 anni dinanzi alla inspiegabile sparizione del compagno, della compagna di banco. Perché per le leggi razziali quella bambina non poteva più frequentare la scuola. Ora, io so di toccare un tasto importante parlando con te, Sandra, e mi sono chiesto non solo quale fosse il dolore di Rachele, il dolore che è celato in una lettera che invece è una lettera quasi entusiasta per un futuro possibile, in realtà per Rachele quel futuro non ci sarà. Ma anche il dolore di Miranda, che è, come posso dire, è dentro uno spaesamento non spiegato alla fine, non del tutto spiegato dagli adulti. Ecco.
Gli adulti non spiegavano mai allora, anche perché c'era il rischio che i bambini, i ragazzi poi parlassero con altri, cioè riferissero, pur sapendo che non si doveva parlare di certe cose. Che non, non so, quando mia madre, quando chiesi alla mamma come Mussolini, lei mi disse non lo so, non lo conosco. Cioè, queste, c'erano mille piccoli tentativi di far sì che noi poi non andassimo fuori a raccontare quello che succedeva nelle case, quindi anche le maestre sapevano quasi niente. Sì, per me è stato più semplice perché non essendo mai andata a scuola non sapevo che cosa mi stavo perdendo, quindi io la troverò, poi la incontrerò solo molto più tardi la scuola nella mia vita. Comunque non è di me che si tratta. Piuttosto, ecco, visto che hai accennato un pochino al presente, dimmi un po' se noi siamo tutti indispensabili. Io sta storia degli indispensabili ho bisogno di collocarla. Cosa avrebbe detto? Cosa avrebbe detto lei? Io direi che cosa avrebbe detto Nives, che da brava fiorentina verace Nives ha anche una lingua un po' più pungente, ecco. Ecco, mi sarei aspettato un'espressione un po' rude, ecco, dinanzi a questa formidabile idiozia che ha detto questo signore, insomma, che non è solo, ahimè, una formidabile idiozia. Questo concetto del non essere indispensabili ha a che fare con una, come dire, ha una concezione delle vite come consumo, che nulla ha a che fare con l'ascolto, nulla ha a che fare con l'arricchimento, nulla ha a che fare con la curiosità. Io mi sono formato con i grandi vecchi della mia vita. Io non avrei avuto la mia vita se non avessi avuto mia nonna, che è stata la compagna della mia infanzia. In un periodo terribile come questo, che cosa ne sarebbe stato di me se avessero dovuto ritenere mia nonna non indispensabile? Per me non solo è stata indispensabile, ma è stata una ragione di esistenza. Mia nonna era un'intellettuale latinista siciliana, radicata insieme in quella terra formidabile, ma capace di guardare con uno sguardo modernissimo al mondo. Ma era tante cose, era i racconti, era la fabulazione. Io nel mio piccolo non sarei veramente nulla senza quei racconti. Quindi possiamo ridere, sorridere delle idiozie dette dal signor oddio, come si chiama lui? Sì, Toti. Toti, sì. Possiamo anche ridere, ma io provo anche davvero un po' di rabbia. Non è più tanto, non c'è più tanto da ridere, ecco. Non credo che ci sia più tanto da ridere, perché è un mondo che non fa ridere, non fa ridere molto. Allora sì, la risata seppellisce i mediocri, però bisogna anche incominciare a stabilire dei punti fermi nel conflitto verbale, che deve essere un conflitto gentile ma molto fermo, molto chiaro. Questo tipo di affermazione è un'affermazione idiota. Ma secondo te... come si fa a sopravvivere a una cosa che uno non sa neanche che nome dargli, che ci mancano le parole per chiamarle? Cosa stiamo vivendo? Una catastrofe? Io non lo so, l'unica parola che mi viene è catastrofe. Forse te, che sei uno bravo, giovane, intelligente, c'hai qualche altro termine? Io credo che, allora, ovviamente anch'io sono totalmente spaesato. Faccio un esercizio di, lo dico anche da qualche parte in questo, nella prefazione di questo libro di poesie, ho fatto nel periodo del confinamento esercizio di volontà e ottimismo. In realtà poi credo che questo periodo stia rivelando tutte le nostre fragilità, la nostra vulnerabilità, la nostra difficoltà a capire i confini, però io credo che sia un passaggio epocale dell'umanità, però un passaggio epocale. Una, l'esperienza sulla mia pelle di una guerra, però io credo che chi ha vissuto la guerra
avesse la percezione di un mondo in bilico costante e di un domani che poteva essere un domani con un tempo assai ristretto. Qui il nemico è invisibile, però. Io credo che bisogna fare un grande esercizio di razionalità e di disciplina, ahimè. Dobbiamo essere molto disciplinati. Credo che il contrasto a questo evento, che non è solo un evento di morti, quindi terribile, ma è anche un evento di mutazione dell'essere, quindi sentirsi fragili, avvertire il peso costante di tutto questo. Ecco, questo evento ci porta ad essere, come dire, all'obbligo della razionalità, allo sforzo costante, quotidiano, e lo dico a me stesso ogni giorno, del collocare in una forma razionale il problema e nell'attendere con disciplina e ottimismo, ahimè. Con disciplina, dico, non perché io voglia essere indisciplinato in genere, però non è che sia contentissimo di essere costretto a non uscire di casa, perché qui, per esempio, in Puglia la situazione tra un po' sarà questa, cioè si ritornerà al lockdown. Ora non so la Toscana di che colore è diventata come regione, un tempo era una magnifica regione rossa. Siamo un po' meglio noi siamo per adesso, però ho capito, il problema è, sì, tu parli di un nemico invisibile, noi ci sentiamo tutti, io penso anche le persone più giovani, molto fragili rispetto. Potrà un libro, un romanzo, potrà mai esserci un'opera d'arte su quello che stiamo soffrendo? Noi sulla guerra sono stati scritti dei libri bellissimi, meravigliosi, da tanti, ma sul Covid io credo, è difficile. Sì, io credo, onestamente io non ho proprio voglia di pensare a una poetica che abbia a che fare con questo passaggio, perché c'è qualche cosa di, come dire, che involgarisce questo passaggio, che la impossibilità di creare vera comunità nei confronti di un nemico, perché siamo tutti quanti delle unità singole nei confronti del nemico. La guerra ti consente di essere comunità che si contrappone al nemico, che si contrappone all'invasore. Qui sì, la comunità, certo, prendiamo delle decisioni comuni, ma alla fine siamo tutti dentro una stanza, dentro una casa. Ci vuole, insomma, a me piace pensare che alcune parole ci vengano in soccorso. Io in quei giorni, nei primi mesi, proprio quelli in cui ho scritto questo libretto di poesie, di disegni, è stata la salvezza. Cioè il peso delle parole, il suono delle parole. Pensiamo alla parola, non quella ormai abusata, resilienza, ormai la usano per qualsiasi cosa, ma una parola che ci riporta alla bellezza di qualcos'altro e alla forza di qualcos'altro, la parola resistenza. Ecco, io credo che questo sia un tempo di resistenza e bisogna farci forti di quello che semanticamente questa parola ci riporta alla mente, cioè la resistenza di chi ha resistito contro il nazifascismo, per esempio. Ecco, essere capaci di essere resistenti al dolore e alle avversità che ancora ci auguriamo per pochi mesi, ma insomma ci saranno. Quindi bisogna avere uno sguardo insieme lungo e all'oggi. Io ti ringrazio anche di queste cose che sono molto importanti che ci hai detto. Cercheremo, faremo il possibile di resistere. Quando verrai a Firenze faremo una bella passeggiata nei luoghi della tua giovinezza. E credo che cose come leggere per non dimenticare per noi siano fondamentali, perché riusciamo ancora a seguire. Ringrazio Anna Benedetti, che comunque con la sua determinazione e fiducia nella letteratura che vince tutto, nell'arte che vince tutto, continua a darsi tanto da fare, a organizzarci queste occasioni. Tanti di noi ci conosciamo, tanti non ci conosciamo, però ci sentiamo meno soli. È così, infatti grazie anche da parte mia, Danna, che
è una specie di centravanti di sfondamento, si dice nel calcio, cioè non la ferma nessuno, quindi siamo contenti tutti. Grazie. Grazie, grazie. Miranda, ormai 90enne, racconta la sua storia. Tornare a quei giorni, a quella bambina ignara che ancora non ha visto, vissuto, sofferto, perduto, è più che una consolazione, è una medicina, è un antidoto, perché la saggezza non esiste vecchiezza e forse nemmeno la morte. Ringrazio moltissimo Francesco Carofiglio, Sandra Bonsanti, con i loro interventi luminosi e interessantissimi. Ancora grazie e la speranza di vedersi Grazie. presto in Grazie persona. a te, Anna, grazie a Sandra. È Grazie a stato tutti. bello rivedervi e ci vediamo presto a Firenze. Grazie. Me lo auguro. Grazie. Ciao.